Tranquille, siamo noi. Dov'è il sestante? Peter Pan è arrivato per primo. Non per protestare, ma che cos'è? Ok, protesto io. Cosa non darei per un incantesimo del sonno? Uncino mi ha salvato la vita. Sicuro di volerlo fare, amico? Nel percorso abbiamo subito un'imboscata. Eravamo con le spalle al muro. Ma lui ha voluto rischiare la vita per salvarmi da una freccia avvelenata. Senza di lui non sarei vivo. Dammi la fiaschetta. Meriti un riconoscimento. Grazie. A Uncino. Non bevo rum. A Uncino. Davvero gli hai salvato la vita? Perché? Ti sorprende? Ma non siete esattamente, come si dice, amici. Non vuol dire che lo lascerei morire su quest'isola. Grazie. Beh, un po' di gratitudine sarebbe dovuta. Sì, ed è per questo che ti ho ringraziato. Vale così poco la vita di tuo padre? Per favore, non saresti all'altezza. Forse tu non saresti all'altezza. Da non ripetere. Non seguirmi, aspetta 5 minuti prima di tornare. Come vuoi. Se sta cercando un passaggio fuori città, forse conosco un capitano che può aiutarci. Chi? Eccomi. Eccomi là. Piuttosto affascinante, non trovi? Credi che sia una buona idea? È la storia delle reazioni a catena? Andrà bene. Visto quello che sto bevendo, se ricorderò qualcosa, darò la colpa al rum. Assicurati che io... che lui non si alzi dal tavolo e non faccia ritorno alla mia nave. Io mi occuperò del resto. Oh, ok. Cosa... che stai facendo? Mi assicuro di tenerlo occupato. Non sarà difficile, tu e io sappiamo bene che sono il suo tipo. Suona, sta attenta, quell'uomo seduto lì non lo conosci affatto. Ho il sospetto che tu sia geloso. Allora, vuoi puntare? Ora. A che si gioca qui? Ho una confessione da fare. Quasi tutte le donne. Voglio sapere da dove arriva questo Uncino. Si sentono così tante storie. Quindi tu sai chi sono, mentre io non so neppure il tuo nome. Così è più divertente. Siamo solo due navi che si incrociano nella notte. Io spero in un incontro ravvicinato. A proposito di navi, che ne dici di andarcene da qui, così ti mostro la mia? Aspetta, beviamo ancora un goccio. Che cosa ci fai qui? Potrei farti la stessa domanda, non dovevi tenerlo occupato. Per l'appunto. E l'hai riportato proprio alla mia nave. La sua nave. Hai capito cosa voglio dire? L'ho trattenuto più che potevo, cercherò di non farlo scendere così potrei fuggire. E... dove vorresti andare? Spero che tu non ci abbia ripensato. No, ma ero stanca di aspettare. Mm.
Le mie scuse. Una donna bella come te merita la mia completa e assoluta attenzione. Cos'è? Uno scherzo? Secondo te questo non avrà delle conseguenze? Beh, se l'è cercata. E come ho già detto, darà la colpa al rum. Forza, andiamo via da qui. Allora, pensi che Tremontino avesse ragione. Ora nel libro ci sono anch'io. Ha detto che a parte la nostra avventura sarebbe tornato tutto a posto. Credi che sia vero? Aveva ragione, altrimenti ricorderei i baci alla sgualdrina della locanda. Questo cosa dimostra? Io conosco i tuoi baci. Le sarei corso dietro. Ma non l'ho fatto. La mia vita è proseguita nella stessa maniera. Già, sarà stato il rum. Tutto è di nuovo normale. Tu sei un'eroina, Swan. E tu sei un eroe. Volevo ringraziarti, Killian. Per essere venuto a prendermi fino a New York, se non l'avessi fatto. Era la cosa giusta da fare. Come ci sei riuscito? Come sei arrivato a me? Il sortileggio stava arrivando. Ho abbandonato il mio equipaggio e ho navigato con la Jolly Roger a tutta velocità per seminarlo. Hai seminato un sortileggio? Sono un signor capitano. E quando, infine, sono uscito dalla portata del sortileggio, ormai non c'erano più barriere. Il passaggio tra i mondi era di nuovo possibile. Serviva solo un fagiolo magico. Non sono facili da trovare. Lo sono se hai qualcosa di valore con cui scambiarli. E tu cosa hai usato? La Jolly Roger, naturalmente. Hai abbandonato la tua nave per me? Sì. L'amore mi aveva procurato solo dolore. Così avevo alzato un muro. Ma tu l'hai abbattuto.